Assessore, si può dire che a distanza di mesi commercianti e residenti del centro storico nell'ultima riunione per la macroarea 5 si siano avvicinati un po' all'idea del PUMSE che avevate già voi tempo fa. Beh, diciamo che è un'idea molto vicina alla prima bozza di piano. È una proposta che loro hanno votato come macroarea, che quindi arriverà sul tavolo delle commissioni comunali. Poi, ecco, qualora ci fosse una necessità di accelerare il processo, sempre coinvolgendo chiaramente tutto il Consiglio Comunale, quindi maggioranza e minoranza, potremmo anche valutare di accelerare questo processo. Abbiamo dato un'apertura in questo senso, è una possibilità. È chiaro che la soluzione migliore è passare attraverso le commissioni e attraverso il Consiglio Comunale, che è l'organo che deve assolutamente decidere quali modifiche di traffico devono avvenire in città, attraverso appunto l'adozione del PUMS. In realtà è un raggiungimento indiretto della ZTL, perché nel momento in cui si va a riservare all'interno del centro storico, delle mura, dell'area più stretta, dei parcheggi riservati ai residenti, chi arriva da fuori ha la possibilità comunque di entrare, di raggiungere parcheggi di alta rotazione, oppure fermarsi all'esterno nei parcheggi tipo il San Francesco di lunga sosta o nelle aree bianche che sono disponibili all'esterno della città. Quindi sono queste le soluzioni. È chiaro che anche lì, poi dopo la macroarea e tutti i partecipanti, è stata una riunione molto partecipata, molto, molto bella, diretta, nel senso che ci siamo detti le cose che ci dovevamo dire. C'erano visioni diverse, perché si può raggiungere l'obiettivo semplicemente riservando dei parcheggi ai residenti, si può raggiungere l'obiettivo inserendo nelle vie più piccole dei divieti di accesso ai non residenti, si può fare anche attraverso dei varchi veri e propri, come è già avvenuto. Su questo chiaramente c'erano delle idee molto contrastanti da parte del Comitato, non c'è una soluzione specifica, ma credo che il nostro processo sia un processo, insomma, graduale, no? Che possa abituare la città a una nuova idea proprio di centro storico, che sia chiaramente più vivibile, che non dia meno opportunità a chi arriva da fuori di accedere a tutti i servizi, ma anzi che possa far godere appieno della città e delle sue bellezze. Siamo nell'ultima fase. Io chiedo scusa, l'ho fatto anche al Comitato, perché siamo un po' in ritardo, ma sono state veramente tante le osservazioni, alcune di esse a livello tecnico ci hanno preso del tempo per la valutazione. Oggi siamo nell'ultima fase, quella della valutazione appunto ambientale, che è stata affidata a un soggetto esterno, come è giusto che sia, e dopodiché approderà in Consiglio Comunale.